Bella per voi, raga. Davanti alla Farnesina, il post partita di Lazio Torino per finita 2-0. Ovviamente Marco e Diego qui, Lazio senza tempo. Iscrivetevi, commento le cose. Commenti, mi piace, come al solito, mi piace, non lo mettete mai, quindi mettetelo. Dai. E raga, crisi scongiurata. Farnesina, crisi scongiurata, perché la Lazio dopo 4 pareggi riesce a vincere contro il Toro di Juric, prima vittoria di Sarri contro Juric da quando era la Lazio. Incredibile, raga, finalmente una partita non giocata bene, ma giocata bene, nel senso, esatto, che comunque che contro il Torino bisognava giocarla così, non fallo giocare, ma giocare al tempo al contrario stesso, fare il controgioco del Toro. Esatto. Sì, perché appunto il Toro è molto bravo a non farti giocare, non veramente il primo tempo ci ha esasperato, eravamo tutti cori, nervi a fior di pelle. No, nervi a fior di pelle, cori della Nord, insomma, a esaltare, appunto, tirare fuori i cosiddetti, insomma. Però in realtà è così che devi giocare, appunto, se tu non giochi il Torino non può controgiocare, capito? Quindi loro appunto al primo tempo fanno 2-3 tiri che possono essere pericolosi, ma in realtà no, perché da fuori non riescono mai a entrare, noi tiriamo zero. Il primo tempo veramente parecchio male. Non ricordo un tiro della Lazio, non ricordo una parata di Stracoscia. Invece al secondo tempo entriamo un po' più motivati. Un'azione ben congeniata porta Lazzari. Incredibilmente ha fatto l'assist, raga. Sulla fascia, col piattone a mettere in mezzo una palla precisa per l'inserimento De Vesino, poi, di Vesino. Partito titolare. Parole anche chiave, oggi. Parole chiave, fascia, palla in mezzo, inserimento. Funziona, Vesino segna 1-0. Pensavamo che era Ciro. Siamo tutti contenti. Però, siamo da Vesino, sono contenti uguali. Ciro invece non Ciro invece segna. È uscito e 5 secondi dopo abbiamo segnato il 2-0. Grazie. Quindi adesso quelli che stanno contro Ciro cavalcano l'onda di questa cosa di Ciro Immobile, che ormai non è più un giocatore. Allora, io da una parte, diciamo, allora analizziamo un attimo, nel senso, esce Ciro che comunque si è speso tutta la partita, ha mozzicato le capire, ha recuperato tanti palloni, tante soluzioni verso Ciro che nelle partite scorse perdeva palla quando, insomma, dalla difesa, magari dal centrocampo, doveva gestire, non sono proprio state provate. Lui tante volte si è proposto. Ha perso alcune palle, però comunque, come al solito, raga, in profondità non ci giochiamo più. Non ci giochiamo più. Al primo tempo non abbiamo mai giocato in profondità. Nel secondo, invece, il Lazio ci ha provato di più, con appunto Ciro che partiva e in alcune situazioni insomma si era liberato anche per il tiro. Però il Toro difende bene, nonostante poi Buongiorno, miglior difensore dell'inizio campionato, praticamente si è fatto male, è entrato un signore con un cognome slavo, scusate ragazzi del Toro, ma non ricordo come si chiama. Comunque il Torino continua a difendere, esce però Ciro, entra Castellanos, 1-2 la seconda azione, ecco che si libera lo spazio per Zaccagni che insacca per il 2-0. Bravo Mattia, l'arciere. Allora, il primo tempo tutte le azioni, tra virgolette, non dico pericolose, ma tutte le azioni offensive sono nate con palla a Zaccagni di spalle, che con la finta supera l'uomo e rientra verso il campo. Anche perché adesso la fascia che gioca di più è quella la sinistra, quella sinistra, perché c'è Luis Alberto e Zaccagni. A destra Felipe Anderson, le prime partite queste che stiamo giocando non è che sia proprio in formissima. Parte contro il Napoli. E l'altro anno c'era c'era Sergio, e stanno c'è oggi non Camada, ma c'era Vesino. Esatto, c'era Vesino che ha giocato una buona partita. Comunque adesso ovviamente senza Milinkovic diventa la parte sinistra del centrocampo dell'attacco, la parte preponderante. È tornato in forma, sembra, Zaccagni, in palla tutta la partita, andava avanti e indietro e riesce appunto anche a segnare. Da segnalare, allora, si parlava di Gila, Casale in difesa, invece i titolari hanno giocato Romagnoli e Casale. E la partita molto buona, devo dire, a parte il primo tempo ci ha fatto un attimo tremare Romagnoli con un liscio e un contropiede, mi pare che era Caramò, intanto ci chiama Lele, ma gli risponderemo dopo. E Rovella, ragazzi, che dal primo minuto, 90 minuti, l'ha fatta tutta, ragazzi, un giocatore con personalità, ordinato, che non fa cose fuori dal comune per il momento, ma si vede che ha veramente, sa cosa fa, sa cosa deve fare. Mi ha trasmesso molta sicurezza. Sì, gioca diversamente sicuramente dal Monza, che faceva cambi gioco e palle lunghe, perché comunque il Monza gioca così. Però comunque preciso, corretto, non ha sbagliato quasi nessuna palla. Quindi Rovella ha provato. Cataldi ha preso fuoco riscaldandosi al bordo del campo, esatto, insieme a Camada e
Parecchi stanno Isai, riscaldando però Isai è Pellegrini. entrato una certa. Pellegrini si riscaldavano tutti perché sullo 0-0 Sarri stava facendo riscaldare appunto tutta la panchina. Però poi la Lazio passa in vantaggio. E che succede? Che entra Yusai al posto di Lazzari, che si è mezzo in fortuna. Entra Matteo Guendouzi, che poi a fine partita va Mamma mia, sotto la curva beh, con l'Aquila, fa toccatemi l'Aquila. esplodere il pubblico. Fantastico. Ragazzi, mo, insomma, poi magari ne riparleremo settimana, sempre se c'è tempo. Chi ci segue magari l'avrà già sentito, cioè ci sono lavori in casa, ci sono traslochi in corso, quindi non abbiamo più molti spazi e molto tempo, meno di prima, però ne riparleremo. E una Lazio che, una partita che forse ai giocatori può dare addirittura più morale che il pareggio contro l'Atletico. A noi ci ha fatto esplodere ovviamente il pareggio contro l'Atletico, però la Mamma mia. vittoria contro questo Toro, così ben organizzato, ben allenato, con giocatori anche fino a questo momento in palla, forse può far scattare una molla, speriamo, è quello che aspettiamo È tutti. quello che in Serie A ci manca comunque, il salto, insomma, l'arrivo proprio in Serie A, perché comunque adesso, se non erro, stiamo a 7 punti. 7 punti con vittoria contro una squadra che fino adesso è stata proprio la nemesi del calcio di Sarri. E tu riesci a vincere questa partita, magari i giocatori possono dire: ragazzi, allora possiamo veramente giocare a calcio. E questo è il Precisando nostro mestiere. che comunque oggi il calcio Sarri non è che è uscito fuori, Calcio di però Sarri è un concetto un po' astratto, però, eh. esatto. Ma comunque le azioni che dobbiamo fare le abbiamo fatte. È vero che non riusciamo più a tenere da fuori e dopo la metà campo loro facciamo un po' fatica, però comunque Solidità i difensiva, 3 punti a casa se li siamo portati, la solidità clean difensiva, sheet, esatto, clean sheet. spauracchio del rigore all'ultimo minuto, poi l'arbitro è andato Evitato al bar, dal bar a noi, farsi una noi sì, bella biretta. lui è andato al bar e invece ha constatato che non ci fosse rigore, non abbiamo visto veramente cosa fosse successo in realtà, quindi una Lazio che ha provato a mantenere l'equilibrio e ha poi Che è riuscito. punzecchiato, ha infilzato il Torino nelle poche occasioni che ha avuto. E quindi quando ci sono queste partite, questo è appunto il gioco da fare. Quindi Sarri forse un attimo di lucidità ce l'ha avuto durante questa partita. Parleremo bene, ragazzi, vi ripeto, di come penso si stia evolvendo questa stagione. Speriamo bene. Raga, io per tutti quelli che continuano, perché comunque dentro lo stadio abbiamo sentito anche fuori, criticando Sarri, criticando che non c'è star gioco, criticando Ciro. che Ciro, criticando tutti quelli che entrano, Camada e da Monza e da Lecce, raga, per favore, cioè, fate pace col cervello, perché Camada, come le altre persone come Guendouzi, come Isaksen, non Sono solo sono, singoli. non sono, a parte che sono singoli, ma non sono calciatori da metà classifica in giù. Sono giocatori che hanno giocato l'Europa, hanno giocato in campionati molto importanti con squadre molto importanti, e denigrarli così sembra un po' una provocazione piuttosto che un dato di fatto, Sì, perché perché comunque non ha veramente senso, dai. la Lazio deve cambiare assetto dopo la perdita di il più grande giocatore che avevamo, riguadagnare equilibrio, cambiare un po' stile di gioco e quindi ci vorrà del tempo. Io Certo, non ho la no, palla di infatti vetro, dobbiamo aspettare. però questa partita mi ha fatto vedere grande maturità, Sì. e cinismo e voglia di giocare le palle, come cantava la curva nord, l'hanno tirate fuori. Quindi dai, continuiamo così. Non facciamo che la prossima, siccome abbiamo vinto col Toro, bella, andiamo No, più che altro a Milano. perché andiamo a Milano contro il Milan che Insomma, sappiamo qual è lo score a San Siro. in casa l'abbiamo l'altro anno in casa l'abbiamo beccato, insomma, un po' fuori forma, e invece poi in casa loro ci ha bastonato, abbiamo visto poi con Theo Hernandez e l'altri. Quindi, raga, Comunque, non so, mangiano suppli la magna da supplita, la traduzzino. tramezzina e tutte le altre, raga, rinnoviamo l'invito a mettere mi piace, a condividere e a commentare. Se becchiamo settimana, sempre forza Lazio. Dai.